Ciao ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che oggi voglio dedicare ad un marchio di profumi di nicchia italiano. Vi parlo di Emanuela Biffoli che produce accessori, borsette, ma anche capi di moda ed ha creato di recente una linea di profumi tutta sua. Si tratta di colonie intense. Io sono stata omaggiata da questo brand di tre delle loro colonie che sono davvero molto interessanti. Interessanti per la qualità, per le fragranze che sono davvero molto, molto buone, e anche il prezzo è proprio interessante perché per 100 ml spendiamo solamente 29 euro e vi assicuro che sono fragranze degne di nota. Si presentano fin da subito con un pack molto elegante, molto bello, decorato con motivi che ricordano i dipinti e i decori dell'arte rinascimentale, come per esempio questo profumo che riproduce il mito di Apollo e Dafne, e alcuni riproducono motivi dei tessuti rinascimentali, come per esempio Damasco, oppure anche qui in puro abbiamo la raffigurazione di questa figura mitologica con le ali, che ricorda proprio le sirene, perché le sirene erano originariamente delle donne, metà donna e metà uccello, molto diverse dalla sirenetta, così come la vediamo nei cartoni animati di Walt Disney. Allora, questi profumi sono ispirati al Rinascimento fiorentino, quindi un marchio di Firenze che trae spunto dalla propria cultura, dalle proprie radici e fa cultura anche nel momento in cui crea delle fragranze. C'è un personaggio in particolare al quale è stato anche dedicato un profumo ed è quello di Caterina de' Medici, che chi ama la storia della profumeria sa benissimo che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della profumeria, perché è stata regina di Francia e quando è andata a vivere in Francia ha portato con sé il suo profumiere bianco e da lì è iniziata tutta un'avventura che ha dato origine alla profumeria moderna. E allora inizierei proprio da Amor, visto che è ispirato alle nozze di Caterina de' Medici. Caterina de' Medici è andata sposa ad Enrico II, ha avuto una vita molto lunga, è morta a 70 anni ed è nata proprio nel 1519, l'anno in cui morì Lucrezia Borgia. Fu figlia di Lorenzo il Magnifico e dal padre ereditò probabilmente l'amore per la bellezza, per l'arte e per i profumi. Amava molto la moda. Fu per esempio lei inventò dei pantaloni per andare a cavallo in modo che le donne potessero cavalcare in maniera più comoda e per questa sua idea poi ovviamente ha avuto il problema che è incorsa un po' nella critica da parte della Chiesa perché le donne non dovevano utilizzare dei pantaloni, quindi era vista veramente questa sua idea come un qualcosa per quel tempo di anomalo per una donna, quindi in un certo senso è stata anche una donna progressista. Si dice che non fosse molto bella, ma però si curava molto. Ad esempio, era piccolina di statura, non aveva dei bellissimi occhi e per sembrare più alta aveva fatto creare delle scarpe appositamente per lei. Alte 10 centimetri, quindi era una donna sui tacchi, Caterina de' Medici. Ebbe molti figli, ebbe 10 figli, credo più di 10 figli, e quindi tante gravidanze fanno ingrassare e così decise di inventare un corpetto e forse lì molte donne la maledirono perché così la faceva sembrare più magra e le alzava il seno.
Fu conosciuta come Regina Nera, come Regina Nera perché fu lei a introdurre il nero per il lutto. Decise di vestirsi di nero alla morte del consorte, del re, ma fino allora le donne, quando erano in lutto, si vestivano di bianco. E questi, insomma, sommariamente sono alcuni aneddoti simpatici legati alla vita di questa donna, che è stata sempre una figura controversa per la storia. Chi la vede, chi l'ha vista tra gli storici come un mostro perché coinvolta nella strage degli Ugonotti di San Bartolomeo, chi invece vede il lato della donna affascinante, amica di Nostradamus, che si interessa di occultismo, di alchimia, e appassionata di profumi, ma non solo, anche di veleni. Quindi un personaggio davvero controverso e al tempo stesso affascinante, quello di Caterina de' Medici. Tornando al nostro profumo, si chiama Amor, e Amor vuole celebrare le nozze di Caterina, e per celebrarlo il naso profumiere che ha composto la fragranza lo fa con note di uva, un frutto davvero simbolico. Dall'uva nasce il vino è proprio simbolo della festa, dell'unione, ed è presente sulla tavola degli sposi fin dai racconti biblici. E questa però è un'uva che viene unita alla nota delle fragole, che ci fa venire in mente l'odore anche dell'uva fragola, e abbiamo anche note di mora. Allora, apriamo questo profumo, che è un fruttato, capirete, un profumo che sa molto di frutti rossi. Fin dall'apertura, ma rimane fruttato in tutta la sua evoluzione. Nel cuore, qui vengono anche riportate tra l'altro le note sulla scatola, abbiamo note di incenso, cuoio e pepe nero, e come base legno cedrino, bambù, vetiver e muschio bianco. Profumo davvero molto carino. Non sento una grandissima evoluzione nella fragranza. Io ci sento tanto le note sulla mia pelle, in questi giorni l'ho portato, di mora e di fragola, d'uva. Questa testa, secondo me, domina un po' anche il cuore. E si fa leggermente, direi, legnoso sul fondo, ma non sento una grandissima evoluzione nella fragranza. È un profumo che mi fa pensare a una festa di nozze, più che al personaggio in sé e a tutto quello che si conosce della storia di questa donna, o perlomeno a Caterina de' Medici, in un periodo particolare della sua vita nel quale era molto giovane, perché questo profumo fruttato mi fa pensare anche a un profumo adatto ad una persona molto giovane. Io trovo che sia veramente bello per essere regalato, ad esempio, anche ad una ragazza poco più che adolescente. E questa nota di mora che io sento in questa fragranza, oltre alla nota di uva, mi ricorda, avete presente le gommose alla mora? Ecco, io ci sento dentro anche quell'odore lì di caramelle gommose alla mora. È un profumo che è molto intenso appena viene spruzzato, è molto allegro, un profumo che trasmette gioia, giovanile, gioviale al tempo stesso. Per quanto riguarda la durata in pelle, su di me non dura tantissimo, riesco a sentirlo per circa 3 ore. Non è molto longevo su di me, pur essendo molto intenso, appena viene spruzzato. Comunque direi che per trattarsi di un profumo di nicchia e di 100 ml di prodotto, per un prezzo come quello che ha, è davvero una fragranza molto interessante. E poi vi dirò anche quella che è la mia preferita, ovviamente, di queste tre fragranze. Prendiamone un'altra. Ecco, l'altra è Damasco. Damasco è la dama con la ghirlanda. Questo profumo si è ispirato ai dipinti del Botticelli,
E qui sulla scatola appunto sono rappresentati dei motivi che ricordano proprio i tessuti di Damasco. Sono tessuti che hanno la caratteristica di essere uguali su tutti e due i lati. E questo profumo io lo sento molto talcato, è su di me abbastanza duraturo, questo dura più di Amor, e a me ricorda tanto il profumo del talco, mi ricorda tantissimo l'odore di talco, e è come se ci sentissi anche un odore quasi di mandorla al suo interno. Se amate i profumi dolci, talcati, con questo tipo di sentori, io sento quasi una mandorla amara qua dentro, e è veramente un profumo bello intenso e anche duraturo. E vi leggo anche di questo le note, che sono rosa bulgara e violetta. Ecco, la violetta è quella che secondo me dà un po' la caratteristica fondamentale a questo profumo, perché sa più di talcato, e il talcato viene spesso dalle note come l'iris e la viola, quindi sicuramente domina sulla rosa. Io non riesco ad avvertire l'odore di rosa nella testa del profumo. Poi abbiamo nel cuore patchouli, lino cedrino, chiodi di garofano e un fondo con ambra araba, bacche e vaniglia. È un profumo caldo, un profumo che vuole descrivere un po' un ambiente orientale, e sappiamo che i tessuti, tra l'altro, di Damasco vennero importati dai veneziani, e insomma i nobili ne erano innamorati, perché erano dei tessuti molto, molto pregiati e che tutt'oggi vengono prodotti. E vediamo come viene descritto, perché è interessante il fatto che abbiano fatto tutto un lavoro anche di descrizione della fragranza, che è molto, molto evocativo. E qui si parla di una danza tra note floreali e speziate che ricorda le figure eteree dipinte dal Botticelli, un ricamo di sensazioni preziose come il tessuto damasco indossato dalle dame del Rinascimento, che amavano lo sfarzo di abiti opulenti e i profumi dalle note avvolgenti e inebrianti. Profumo senz'altro avvolgente e inebriante, però vi ricordo che è un profumo molto talcato, e quindi se amate i talcati persistenti andate a sentire Damasco, perché sarà la colonia che fa per voi. E direi che in questo caso colonia potrebbe essere magari fuorviante, perché è una colonia intensa che ha prestazioni quasi sui livelli di Eau de Parfum, il più persistente dei tre. L'ultimo che ho provato è Puro. Puro è un profumo anch'esso che si ispira a un tessuto, in questo caso al lino, al tessuto del lino, ed è bellissima anche l'idea che un marchio che si occupa di produrre accessori o capi di vestiario abbia questo filo conduttore che va dal tessuto con cui si producono i capi per arrivare al profumo. E questo è un profumo che sa di pulito. Puro è già il nome, dice qualcosa di questa fragranza, ma è un profumo che sa di pulito, ma allo stesso tempo anche delle note calde in sé. Ha degli accenti un po' ozonici, ozonati, leggermente marini, che si uniscono a note ad esempio come quella del melone, note di fiori acquatici. Abbiamo la nota del ciclamino, che spesso troviamo accostata in profumeria a note come quella del melone, e a note che sprigionano questa sensazione, direi acquatica, che si ha nella parte di apertura della fragranza. Abbiamo poi, qui vengono date anche le altre note, alghe marine, melone e limone in testa, in cuore abbiamo gelsomino, geranio e ciclamino, e note di fondo di muschio bianco e sandalo. È un profumo che diventa molto muschiato poi sul fondo, e quindi per gli amanti dei profumi che sanno di pulito e muschiati, questo è davvero un profumo molto bello. Questo lo spruzzo sulla scatola perché
ho già un profumo su un polso e l'altro sull'altro polso, ed è buonissimo, mi è piaciuto tanto, davvero tanto, e non è molto marcata la parte ozonata, perché sapete che io i marini non li amo, sono profumi che non amo, ma la nota leggermente acquatica non è fastidiosa, quando il calone che ha la nota, la materia prima che dà questa sensazione di profumi è eccessivo, io non riesco a sopportare le fragranze. Invece qui è combinato con altre note che me l'ha fatto piacere davvero tanto. Allora, questo profumo, io ho visto delle recensioni nelle quali è stato definito come poco persistente, quello forse meno persistente della linea di Emanuela Biffoli, ma vi devo dire che sui tessuti io riesco a sentirlo davvero tanto e riesce a impregnarsi di più sui tessuti che sulla mia pelle. Infatti è un profumo che potreste tranquillamente utilizzare anche sui tessuti di casa, essendo una fragranza muschiata che vuole ricordare l'odore del lino, della biancheria stesa al sole, del pulito. Lo potete anche utilizzare come profumo per la nanna, come profumo per andare a dormire, è bellissimo come profumo per l'estate, perché ha questa sensazione rinfrescante e di pulito davvero bella. E se devo scegliere tra i tre, devo dire che alla fine, pur essendo la colonia meno persistente, è quella che mi è piaciuta di più. Mi piace davvero tanto sentirmelo addosso, mi piace sentire le note e ho la sensazione che si evolva anche di più rispetto agli altri due, che li sento un po' diciamo più statici rispetto a questo. Addirittura sul dry down, nella fase di dry down, riesco a percepire questa parte acquatica e marina che viene fuori quando vanno via le note di cuore, che sono quelle più floreali. È un profumo davvero ben fatto e il mio preferito di questa linea. E detto da una che ama i profumi spesso strong, i profumi super persistenti, i profumi molto corposi, direi che è un profumo davvero ben fatto nel suo genere. Credo che nella primavera estate lo utilizzerò moltissimo, quando avrò bisogno di una fragranza per uscire. È bellissimo come profumo anche nelle situazioni formali di lavoro, per un colloquio, in situazioni lavorative proprio. Un profumo col quale si sta davvero davvero bene, è un profumo rilassante. E con Puro ho chiuso questa mia recensione di queste tre belle fragranze di Emanuela Biffoli e ringrazio il brand per avermi inviato questi profumi da provare, che meritano davvero tanto. Spero che le mie recensioni vi siano utili eventualmente nella scelta di una di queste colonie. Ringrazio ancora il brand di Emanuela Biffoli, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo video profumoso. Ciao!